sette persone sono alla San Camillo che hanno bisogno di assistenza e non sono autosufficienti. Due sì. sono lì a Trappidello. Al Covid ecco, Hospital, mentre altri sì. ricoveri sono stati tre, non altri uno. Altri ricoveri sì, sono in ospedale. La casa adesso è chiusa, naturalmente è stata disposta alla chiusura, ci sono delle procedure però da adottare, intanto la sanificazione, dovrà intervenire l'ASP, che tipo di comunicazione lei ha avuto da parte dell'ASP? Ancora non ho avuto nulla, io sono a casa, ovvio, ma ancora non ho avuto nessuno, anzi non so manco cosa, io ho chiuso ieri sera là, ho finito di dargli una sistemata, buttare un po' le cose dalla spazzatura, ecco, per non lasciarla lì, non so come funziona adesso. Non lo so, non ho idea, non so come devo fare, io ormai sono a casa. E anche lei è purtroppo positiva al Covid? Io sono positiva, sì, sì. È emerso anche un altro particolare non bello in questa vicenda, lei lo ha già detto, lei si è ritrovata praticamente da sola a dover gestire sì. questi anziani. Assolutamente sì. Poi ieri però alle 2 sono arrivate due ragazze che mi hanno aiutato perlomeno a sistemare un po' i documenti, le cose degli anziani che appunto dovevano essere trasferiti, e anche gli indumenti che penso che manco li usano, che li butteranno. Così mi è stato detto adesso da un parente, perché mi ha chiamato la San Camillo, volevano le generalità, ma io gli avevo dato tutti i documenti, però li avevo messi dentro il sacchetto, ma loro dice neanche lo aprono. Dico, non lo so, lì ci sono anche le medicine, hanno le loro terapie, e questo io non lo so come funziona.